Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati Presonus Studio One sugli altri software e sulle tecniche di audio mixing e mastering sono disponibili sul sito proaudiolearning.com. Non dimenticate inoltre di iscrivervi al canale cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Tutti i link sono in descrizione. iZotope divenne famosa già all'inizio dei primi anni 2000 con la sua suite di mastering studiata e pensata per aiutare gli home producers a realizzare i mastering casalinghi più professionali, ed era già progettata per avere al proprio interno una catena effetti preconfigurata che non doveva quindi necessariamente fare calcoli di latenza separati per ogni sezione. Sto parlando di Ozone 4, che fu una vera e propria rivoluzione nel suo genere. Un tool con all'interno un compressore, un EQ, un limiter, maximizer, il dither e anche lo stereo expander all in one. Pensato per il lavoro di post-produzione video, divenne immediatamente il tool preferito dai sound engineer che cercavano una rapida soluzione mastering per i CD prima e per lo streaming dopo. Successivamente tantissime altre software house copiarono questo tipo di sistema, come ad esempio i K Multimedia con la loro suite di mastering e tanti tanti altri. Si è poi evoluto con algoritmi adattivi fino all'attuale versione 9, ma nel frattempo iZotope iniziò a sviluppare altri tipi di tools, sempre dedicati alla post-produzione audio, focalizzandosi sul rebalancing, pulizia e restauro dell'audio, chiamandolo appunto RX. Una serie di strumenti quindi molto professionali dedicati proprio all'ambiente audio cinematografico, ma che poi virarono, come vedremo in questo video, verso la post-produzione musicale di alto livello. E al momento non esiste nessuno studio di mastering professionale che non ne faccia uso. Oggi parliamo infatti del nuovissimo iZotope RX9. Non nascondo che dalla versione 8 ho ricevuto sempre più spesso telefonate in studio con la richiesta di un restauro basato sull'algoritmo di rebalancing inventato da iZotope. Un sistema super affascinante che ci mette in grado di isolare sezioni melodiche e ritmiche di un file stereo complesso per poter rielaborarle e rimasterizzarle al meglio rispetto a quanto si possa fare lavorando esclusivamente sulla versione stereo standard. Ma ovviamente RX9 non fa soltanto questo. Parlando di applicazioni audio, è capitato molto spesso di utilizzarlo per rimuovere interferenze date dai click in cuffia nelle registrazioni dell'orchestra o della voce, restaurare dialoghi ripresi da telecamere e quindi rimuovere l'ambiente o i rumori dei condizionatori, ad esempio, o pulire tracce telefoniche forensi. Il tutto votato ad una definizione del dialogo ottimale in ogni tipo di situazione. Un sistema di rimozione del noise e dei rumori elettromeccanici spesso presenti in vecchie registrazioni teatrali o registrazioni effettuate da nastro o da microfoni mal posizionati. Un sistema di spectral editor, ora in modalità ARA, utilizzabile soltanto all'interno di Logic per il momento, ma iZotope RX9 è ora pronto per essere utilizzato nella post-produzione audio, nelle produzioni musicali e nella creazione di contenuti per i compositori. In questo video vedremo come utilizzarlo sul campo e come l'ho impiegato nel rebalancing e nel riarrangiamento di un classico degli anni 60, registrato in mono e poi rielaborato per diventare stereo nel prossimo film su Lamborghini, in uscita negli Stati Uniti. Il brano è I sorrisi di sera di Tony Renis. In questo lavoro si presentava l'esigenza di inserire questo brano nel film, ma anche quella di renderlo più stereo e a livello di arrangiamento più moderno, editandolo, togliendo delle parti ed inserendone altre nuove con sovraincisione di fiati per poi remixare il tutto sempre in stile anni 60, come se fosse stato fatto all'epoca. L'idea iniziale quindi prevedeva l'isolamento delle parti melodiche e ritmiche del brano, e in questo caso il sistema di rebalancing di iZotope RX9 è stato fondamentale allo scopo per ricreare almeno 4 tracce separate del brano mono esistente e poi da quello iniziare una elaborazione dell'arrangiamento. Vediamo subito come funziona il rebalancing. Siamo qui all'interno della finestra principale di iZotope e andando in play possiamo ascoltare il brano, che ovviamente, come vi dicevo, è mono. Sorrisi di sera. Per isolare, ad esempio, la voce, il sistema di rebalancing che troviamo qui al lato, Music Rebalance,
ci permette di scegliere di estrarre soltanto la voce e abbassare tutti gli altri componenti che fanno parte delle frequenze basse, delle percussioni e di tutto il resto dell'armonia. Possiamo utilizzare velocemente, ad esempio, i preset pronti già per Isolate Percussion, per esempio, o Isolate Vocal, o Percussion Remover, eccetera, eccetera. Nel nostro caso abbiamo bisogno della voce, quindi Isolate Vocal Aggressive, in maniera che tutte le altre tracce vengano ovviamente eliminate per poter mantenere la traccia della voce in primo piano. In questo caso la qualità, essendo un lavoro professionale, metteremo su Best. È chiaro che andando adesso in Render, il computer impiegherà parecchio tempo perché comunque il processing è molto complesso, quindi mettiamoci comodi per poter capire meglio cosa succede una volta che il software avrà terminato l'analisi del brano e l'estrapolazione della traccia vocale che noi poi intendiamo inserire all'interno dell'arrangiamento. Quindi lo scopo primario è quello di creare, come vediamo, quattro tracce separate, quindi la voce, le frequenze basse, le percussioni e tutto il resto su quattro tracce separate per poi ricombinarle all'interno della DAW. Aspettiamo che RX termini il processamento. Aspettiamo che RX termini il processing. Ascoltiamo il risultato. La voce è stata molto ben isolata. Ovviamente una minima parte è rimasta all'interno. In questo caso potremmo utilizzare anche l'algoritmo di Dialogue Isolation per cercare di togliere ancora un po' di ambiente alla nostra voce. Andiamo sul preview, in questo modo possiamo avere un piccolo preview di quello che succede. Il computer farà un piccolo calcolo e una preview, come vediamo, in tempo reale. Ma una volta riposizionato sopra il brano vedremo come sarà più semplice utilizzarla in maniera separata. Per chi non ha mai utilizzato Isotope RX, poi esistono dei tool qui in basso che ci permettono di selezionare anche gli eventi non riconducibili. In questo caso la parte che ci mostra la dinamica del brano è anche rappresentata in maniera spettrale. Quindi possiamo intervenire poi all'interno tagliando e aggiustando meglio le frequenze. Per questo abbiamo a disposizione dei tools, come vediamo l'Instant Process, che ci permette di creare appunto un cambiamento di gain, un'attenuazione, ad esempio delle frequenze alte o delle frequenze basse, qualora avessimo del rumbling nella parte cantata. In questo caso le frequenze alte racchiudono tantissimo riverbero, che possiamo correggere in questo modo e limitarlo ancora di più. Vediamo. Hanno una luce più vera. Qualora ci fossero dei rumori all'interno, possiamo zoomare e cercare di eliminarli selezionando fisicamente la parte con il tool che vediamo qui al lato e quindi attenuare la parte che noi andiamo a selezionare. Tu che sei. È la S. L'abbiamo esagerato apposta. Sentiamo la prima correzione. Per correggere la S. E quindi utilizzare questo tool appunto per. Anche qui una S. Abbassiamola un pelo. Ma c'eri tu che sei più bella che mai. Mi sto. Anche qua la S un pochino. Mi sto in. E quindi poter intervenire in maniera più dettagliata attraverso proprio questo tool che troviamo qui in basso. Ma in questo video non ci occuperemo di questo tipo di editing. E passiamo direttamente al rebalancing del resto del brano. Abbiamo ora appunto creato la nostra traccia di voce, andiamo su File, Esporta ed esportiamo il nostro file, ad esempio 24 bit wave, direttamente sulla cartella
Sorrisi di sera, Vox. Portiamola sulla scrivania. Adesso facendo i vari undo e redo, infatti qui sotto abbiamo a disposizione una history pressoché infinita, come vediamo poi possiamo utilizzare questa finestra di history anche in maniera più professionale. Ad esempio possiamo intervenire soltanto nella undo di una certa regione, questa è una cosa bellissima. Ritornando sempre nell'editing, poi possiamo utilizzare il nostro when selection tool, che è appunto la bacchetta magica che seleziona soltanto alcune parti delle frequenze, molto molto comoda in stile Photoshop. Come vi dicevo, la history ci permette di tornare o indietro nei nostri passi, quindi tutto ciò che abbiamo corretto finora, dallo stato iniziale fino al resample del brano, tornando al music rebalance ad esempio, oppure farlo soltanto nelle regioni che noi selezioniamo dal nostro sistema. Quindi possiamo ad esempio selezionare una parte della regione e fare l'undo o il processing soltanto su quella regione, ed è molto bello come sistema di correzione, anche perché potremmo appunto salvaguardare una parte dell'ambiente, una parte del file che non vorremmo correggere, quindi tornare in undo soltanto in quella sezione lì. Quindi fatto il rebalancing, torniamo sul nostro file originale e adesso facciamo anche un rebalance degli altri strumenti, quindi selezioniamo sempre attraverso Music Rebalance soltanto il basso, ad esempio. In questo modo avremo una preview, per esempio, del basso soltanto. Andiamo qui in questo punto. E quindi esportare direttamente adesso un rebalance delle frequenze basse. Sempre in modalità best per avere il meglio dell'algoritmo. Questa funzione è stata estremamente resa più semplice da utilizzare, più rapida rispetto alla versione di RX8, e anche l'algoritmo di separazione e l'algoritmo qualitativo di intercettazione delle frequenze o della sorgente che noi andiamo ad isolare è migliorato in maniera molto importante. Continuiamo il nostro export delle varie sessioni e poi le rimonteremo ad esempio all'interno di Studio One per ascoltare il prodotto finito. Una volta isolate tutte le tracce, siamo pronti poi per il riassemblaggio all'interno di Studio One e la ricomposizione. Troverete poi questo video sulla ricostruzione del brano sempre su questo canale, ma proseguiamo con l'analisi di Isotope RX. Questa caratteristica del rebalancing, come vi dicevo, è diventata molto molto famosa ed è uno degli strumenti più utilizzati per creare anche le song per il karaoke, quindi per poter cantare sopra. Ovviamente il costo di Isotope RX non giustifica questo utilizzo, perché come vedremo possiede tantissime altre features adatte alla post-produzione audio. La nuova versione RX9 infatti prevede un algoritmo di machine learning dedicato all'isolamento del dialogo, in grado non soltanto quindi di cancellare il brusio dell'ambiente limitato al rapporto segnale-rumore, ma anche di riconoscere i rumori ambientali esterni al dialogo, come automobili, treni, aerei, animali, eccetera, eccetera, ed eliminarli con un complesso calcolo fino ad isolare completamente il dialogo. Lo troviamo qui nella funzione Dialogue Isolate. E quindi renderlo più fruibile per un video, per una video intervista, ad esempio, come anche per un mix professionale audio. Stesso sistema di machine learning lo troviamo inserito all'interno del nuovo The Hum. Eccolo qui. In questo caso possiamo analizzare il rumore contenuto all'interno attraverso la funzione appunto Learn. In questo modo verrà studiato il rumore presente all'interno del file e possiamo rimuovere qualsiasi tipo di rumore elettrico o elettronico presente nel segnale audio in maniera veramente impeccabile. Stiamo parlando di quelle fastidiose ronze elettriche sia in bassa sia in alta frequenza. Salendo in alto troviamo l'Ambient Match, un'altra delle super feature di RX9, che è pensata per fare un rebalancing dell'ambiente senza però eliminarlo. Magari abbiamo un'intervista fatta al mare o in un bosco e vogliamo limitare l'ambiente rispetto al dialogo. Il nuovo sistema di Restore Selection, come abbiamo visto, è applicabile poi alla Undo History e quindi per poter ritornare in modalità undo, ma soltanto su selezioni di parti del file audio.
Infine, lo Spectral Editor, che è utilizzabile soltanto all'interno di Logic per il momento, ma verrà implementato anche in tutte le altre DAW e ci permette appunto quello che abbiamo visto qui sotto utilizzando l'editor a mano libera, diciamo, però all'interno direttamente della nostra DAW in modalità ARA, come già utilizziamo ad esempio Melodyne o Vocaline. È il sistema migliore per selezionare appunto i rumori ed eliminarli in maniera chirurgica, come appunto parlavamo prima dei click ad esempio nelle cuffie del cantante o dell'orchestra. Sempre tornando nella finestra qui di dialogo, al lato troviamo ovviamente il breath control per controllare i fiati all'interno della voce, quindi targettizzarli ed eliminarli, il center extract, che è molto utile per estrarre appunto il mid dal side del nostro segnale stereo, il debleed, che fa riferimento appunto ai microfoni, quindi ad alcuni problemi introdotti con il microfono, il famoso declick, che appunto corregge i piccoli click all'interno del file, per esempio anche quei piccoli rumori derivati da un resampling sbagliato o da un'interfaccia che ha introdotto degli artefatti, e il declip, una funzione molto molto importante per limitare i clipping del nostro file audio. Arriviamo poi al restauro vero e proprio dei vinili con il decrackle e il deesser. Come abbiamo visto un deesser manuale prima, adesso abbiamo un deesser automatico da poter applicare direttamente al file con una sua soglia di intervento e un cutoff frequency disponibile. Proseguiamo con il dehumming che abbiamo visto, il deplosive che serve per appunto per correggere tutte quelle parti esplosive della voce, come ad esempio le P che vengono registrate malamente da alcuni microfoni, il reverb, molto molto utile per eliminare i rumori di ambiente, magari abbiamo registrato una voce in un ambiente estremamente riverberato o abbiamo un dialogo che proviene dalla registrazione di un telefonino ad esempio registrato in una stanza molto riverberata, il rustle, sempre un tipo di correzione di rumore, il The Wind, sempre utile per togliere appunto i rumori derivati da sensazioni di vento, appunto sempre per le riprese video, in questo caso il Deconstruct per la tonalizzazione degli artefatti, il Dialogue Contour che ci permette di lavorare in maniera molto selettiva con delle curve di smoothing molto utili e poter correggere quindi poi la voce in maniera più selettiva rispetto ai vari denoiser. Questo comunque sarà utile applicarlo dopo che siano state fatte le correzioni di denoising alla voce, il dialogue reverb, quindi lo stesso tipo di algoritmo visto nel D-Reverb, ma in questo caso il D-Reverb è definito e studiato per il dialogo, il guitar denoise, molto utile se vogliamo correggere ad esempio i rumori della chitarra o dei pickup o dell'amplificatore, l'interpolation, il mouth declick, anche questo corregge tutti quei rumori derivati dal movimento della voce, il Music Rebalance l'abbiamo visto, lo Spectral Denoise, anche in questo caso è un denoise a livello spettrale, quindi sceglieremo poi le frequenze da correggere o far correggere al denoise e il tipo di algoritmo in base alla qualità che desideremo raggiungere. Poi arriviamo sulla sezione più dedicata ai nastri, quindi lo Spectral Recovering e lo Spectral Repair, ed infine il Voice Denoise, sempre per pulire e sistemare i rumori derivati sempre dalla voce, e tornando sempre in fondo il Wow Flutter Correcting. Questo è molto molto utile perché ci permette di correggere gli effetti di fluttering derivati spesso dai nastri, dove accelerano e rallentano leggermente, quindi possiamo correggere il pitch nei momenti in cui il nastro perde aderenza e quindi chiaramente slitta sulle testine. Molto molto utile, spesso anche molto costoso come algoritmo, lo ritroviamo soltanto in alcuni software come ad esempio quelli sviluppati da Celemony. La sezione Utility mette a disposizione un Azimuth Correction, una sezione di dithering molto molto avanzata, spesso utilizzata come plugin all'interno delle DAW al posto di quello della DAW. Il dither infatti di Isotope RX è uno dei migliori in assoluto, sviluppati proprio per il passaggio e downsampling da una frequenza ad un'altra, in questo caso nel cambio di bitrate, quindi l'aggiunta anche del noise shaping in diverse, come vediamo, modalità. Infine un EQ, sempre derivato da Isotope Ozone, in questo caso potrebbe tornarci utile appunto un EQ sia in modalità analogica sia digitale, e il famoso EQ Match in grado di imparare
le equalizzazioni derivate da due fonti differenti e quindi matcharle poi tra di loro qualora avessimo riprese differenti. Le stesse funzioni che noi abbiamo visto qui all'interno possono essere tutte applicate in modalità automatica qualora non avessimo confidenza con questi algoritmi separati. Quindi andiamo nel Repair Assistant e in questo caso viene lanciata una modalità di intelligenza artificiale in grado di identificare la musica o il dialogo e quindi creare un balancing o un restauro adeguato. Infatti, come vediamo, va alla ricerca dei clipping, clicks, hum, noise e fa una autocorrezione in base agli algoritmi che vengono impiegati. Quindi questo in maniera assolutamente automatica. Spesso è una situazione molto utilizzata per chi lavora grosse quantità di file audio, quindi magari stiamo lavorando su un film dove i file audio sono estremamente lunghi, da un'ora, mezz'ora, quindi è necessario poi magari avere una preview molto rapida. Il Repair Assistant ci aiuta moltissimo in questo tipo di funzione. L'ho utilizzato a volte anche nel pre-restauro di alcune musiche di teatro, quindi musiche che occupavano tutto il tempo dello spettacolo teatrale. Come vediamo, ci mette a disposizione la versione originale, una versione A, B e C per poter apprezzare quale utilizzare e poi magari scegliere tra una delle varie versioni quale fare il rendering. iZotope RX9 è attualmente il miglior sistema mai progettato e costruito per il restauro e trattamento dell'audio in post-produzione. È un must assoluto per gli studi di mastering professionali ed è straconsigliato anche per chi produce e lavora soprattutto nelle post-produzioni video, nonché chi desidera, come abbiamo visto, lavorare anche al remix di alcune parti stereo. Il mio consiglio, come sempre, è scaricate la demo dal sito di iZotope, provatelo e testatelo sul vostro computer e poi decidete se mai acquistarlo. Esiste anche una versione più economica rispetto alla versione advanced che abbiamo visto ora e che spesso è in grado di sopperire a tutte le esigenze di un'utenza più standard rispetto ad un'utenza pro. Per cui valutate sempre sul sito di iZotope, in questo caso recatevi quindi sul sito di iZotope, provate le versioni demo. Come vediamo, abbiamo la possibilità di utilizzare RX9 non soltanto in modalità advanced, come vi dicevo, quindi quando andremo su shop saremo in grado di scegliere o la versione advanced del nostro software che abbiamo testato ora, la versione standard molto più economica come vediamo, ma che include già al suo interno il rebalancing e tutte le altre feature più semplici e facili da utilizzare. Io personalmente faccio sempre l'upgrade delle versioni precedenti, quindi ogni anno poi acquisto o ogni due anni gli upgrade di iZotope RX e di iZotope Ozone. Spero che questo video vi sia stato utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online. Sul sito proaudiolearning.com affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite, oltre a nuovi video esclusivi ogni mese. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto, ciao, a presto!